Buongiorno e buon lunedì. Stamattina scesa prestissimo, posta. Pensavo peggio, ho perso un'ora e mezzo. Senza trucco e senza inganno, cioè i capelli proprio dove andare a fare il colore. Sono fatta fare comodo. Queste sono le mie patatine preferite, perché non sono patatine, noi le continuiamo a chiamare patatine, sono snack mais. Al formaggio. E siccome ci piacciono, in offerta così. Poi due confezioni di fior di merluzzo che non mi fa impazzire, ma lo devo mangiare, non posso mai non mangiare pesce. Vabbè. Erano in offerta, perché anche questo costa 9 euro, in offerta 6 euro magari si può fare. Ricottine, queste sono buone, ci piacciono, mi piacciono solo quelle allelate, ragazzi. Ho provato tutte le altre marche. A me non piace la ricotta fresca se non è zuccherata e non è dolce. Quindi questo è l'unico compromesso che io riesco a mangiare con un po' di pasta, un cucchiaio di pesto, tutto questo. Due buste di insalata, uno Conad e uno Buondì. Due. E un pezzetto di grana, no, di parmigiano. Ma dato proprio un pezzetto, ma io quanto lo faccio? 200-300 grammi, 202 grammi. Piccolo piccolo. Stamattina presto ha piovuto, il tempo è nerissimo, però c'è caldo, molto molto caldo. Sembra triste, ma non è. Crackers, uso per ora questi che mi piacciono, sono senza glutine, sono della marca Deco, sono leggerissimi, mi piacciono un sacco come sapore. Una spinacina dell'Eurospin, quella spinaci, riso e formaggio. Vado a pranzare. Ho ripreso le mie vecchie abitudini, che è una delle mie più belle abitudini, diciamo, che mi piacevano tanto e che non facevo tanto, mangiare sul divano. C'ho il tavolino, c'ho tutto qua davanti, perché comunque sto guardando una serie che non mi ricordo neanche come si chiama. Ho finito Lost, diciamo che mi sono rimasta sconvolta, quindi adesso pensato che di fare un po' di maratone di serie, ce ne sono un sacco carina. Si chiama Chesapeake Shores. Non so se si dice così, comunque io non sono molto English. Va bene, mangio. Allora, il titolo è questo, così diciamo non sbagliamo. Se volete qualche consiglio, è molto carina, è molto leggera. Diciamo queste. Leggere, leggere. Poi a 6 stagioni, se significa che sono 6 stagioni, si vede che sono andate bene tutte le altre stagioni. Quindi mi aspetto che sia carina. Ripeto, è leggerissima, è molto frufru, molto, eppure è carina, rilassante. Eccoci nello smontare la Dyson. Sì, versione occhiali perché non ci vedo benissimissimo da vicino. Sto smontando la Dyson, che ogni volta è un'impresa, la faccio sempre, ma non me lo ricordo mai, quindi smontiamo per pulire tutti i pezzi. Tutti i pezzi dobbiamo pulire. Poi da quando abbiamo. Ecco. Quando abbiamo gli uccellini qua, i pappagallini, non ve lo dico, che ve lo dico a fare, tutte queste bricioline. Immagino a quelli che hanno il cane con tutti i peli in giro. Io potrei giustamente impazzire, ma io mi piacerebbe tanto avere un cagnolino. Quindi per ora faccio pratica con i pappagallini, che non è la stessa cosa completamente. Ma perché sono asociali secondo voi i miei pappagallini? Allora, ogni volta è sempre così, io apro, ma poi mi giro la monetina qui, ma non ho sempre difficoltà poi ad aprire. Non mi dite, ecco perché c'è il cancellissimo da superare. Sempre la stessa fatica, poi non è per niente faticoso. Rullo tolto, ora laviamo tutto. E quindi sono qui, non vi faccio vedere tutti i capelli, cioè c'è una mia parrucca qua, in poche parole, che sapete che io almeno lo faccio, diciamo, una volta al mese, in teoria è quella giusta la cadenza per farlo. Guarda qua che c'è, wow! Non ve lo faccio vedere perché no. Non è il caso. Non è il caso, quindi finisco di pulire tutta la Dyson, sono per essere 24 ore senza essere usata, infatti già stamattina ho
ho fatto tutto, la pulisco per bene. Questa è la mia mattinata, poi vado a fare zumba, almeno mi vado a sistemare un poco. Ho provato questo shampoo secco della Balea, a parte il profumo magnifico, lo spruzzerei proprio come profumo, ma comunque è buonissimo. Dico, io l'ho tirati perché li devo legare, ma comunque ne ho messo poco perché non sapevo come agiva. Devo dire che è buono, è solo che questo l'ho comprato a Livorno, quando ero in crociera quest'estate, perché noi a Palermo DM non l'abbiamo, quindi i prodotti Balea non li abbiamo. Però so che quello Lidl è pure buono, comunque intanto riproverò poi questo, nel senso è la prima volta che lo uso, quindi è sano, è buono. Chi me ne sa parlare, nel senso che comunque voi al nord avete MD, no MD, DM, perché noi abbiamo MD ma l'avete anche voi, però DM non l'abbiamo. Anzi, hanno aperto di cottaggio, la dobbiamo dire grazie. Domani prometto che vi faccio vedere alla luce del sole, perché la luce artificiale li rende, come sempre, rossicci. Poi non so, questa telecamera non è più buona. Comunque, abbiamo fatto un bel po' di schiariture, abbiamo fatto una specie di contouring tutto qua davanti, però qua non è venuto, l'avrei voluto anche da questa parte. Ma si vede poco, vabbè, però perché ce l'ho la piega. C'è un ciuffo qua sopra che non mi fa proprio impazzire, però per ora lasciamo stare. Da questa parte è più piena, da questa parte meno piena. Poi vediamo, comunque quando poi li laveremo. Ho schiarito i capelli, sì, come una follia. Non guardate, diciamo, tanto questa è la mia stanza. Va bene, vi ripeto, qua si vede male, con questa luce si vede male. È tardi, io ho avuto una giornata a quanto pesantuccia. A me l'importante è che qui sia scuro, quando io tiro i capelli indietro li vedo scuri. E poi c'è questa parte, sì, devo schiarire, troppo scura, mi stavo appesantendo il viso come sempre, poi molto probabile il ritorno scura, non lo so, comunque però va bene così. Avevo voglia di vedermi un po' diversa e quindi oggi ho passato un sacco di ore tra il colore di base, tra queste schiariture. Vedete, sono, adesso sono tutte uniformi, non è quel mozzato che avete visto, diciamo, in precedenza. Abbiamo ripreso perché non mi facevano veramente da più di un anno sicuro, quindi le abbiamo riprese tutte. Un po' di crema, vado, è tardi. Sono già le 11, ma voglio andare a vedere due puntate di Cheaters Solus Shores. Non lo so, ragazzi, l'ho fatto vedere come si chiama questo telefilm, è carinissimo. È rilassante. E quindi a voi buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Da me e dai miei capelli rossi, non sono così rossi. E questo ciuffo è venuto un pochino troppo allazzato, secondo me. Comunque, qui mi è rimasto più nero, non mi piace. Vabbè, mi sono alzata ora. Poi vi faccio vedere la luce del sole. Si sono un pochino scombinati. Sto facendo colazione. Banana House, io la passo così, perché faccio un velo di crema fondente, ma proprio un velo sulla fetta biscottata. Poi ci schiaffo sopra questo. È buonissimo. Lo dico io, questa crema poi per chi non piace la Nutella, che è troppo dolce, o comunque vuole qualcosa senza nocciole, è completamente fondente. Questa crema è buonissima. Buona colazione. Buongiorno e buon venerdì. Non farò mai un video dove non ci saranno dei rumori sotto, perché oggi così scendo senza trucco e senza inganno, e col vestitino e con l'ha infradito, perché è ritornata l'estate, diciamo che
si era fatta un po' a desiderare. Questa è stata un'estate bella, c'è una bellissima giornata, c'è caldo, si potrebbe anche andare al mare, ma non c'è quell'afa di agosto. Quindi io me ne sto andando intanto al mercatino, così, tipo dollina, veloce veloce. Ma quale non afa? Cioè qui è tornata l'estate. E coi capelli al sole. Secondo me io non si capisce. Ma così sì, diciamo che sono tornata un po' castana. Ho scoperto da questa videocamera che, diciamo, c'è la voce foto divertenti. Niente, mi sono appena fatto una foto con la bandana e gli occhiali. Niente, vabbè. Pensavo si facesse il video, invece no. Stamattina, particolarmente canterini, i miei pappagallini. Io comunque sono tornata, io sono stata al mercato, però ho preso cose per la casa, non ho preso niente. Per la casa vi ho preso delle tende, ora vi faccio vedere. Tanto sono andata al Conad a comprare il sale, ho preso un po' di biscotti perché nella mia mente al momento, vediamo, penso, ho deciso di non comprare più biscotti finché io non mi specializzo bene nei biscotti. Di non comprare più biscotti confezionati, tranne saldo, sapete quando magari neanche perché mi posso mettere alla stagnola, ma di comprare biscotti artigianali. E ho comprato un bel vassoio di biscotti artigianali. Questi sono buonissimi, marmellata, pasta frolla comunque, questi sono semini d'anice, sempre pasta frolla, e queste sono le mitiche reginelle, da noi si chiamano reginelle perché hanno tutto il sesamo sopra. Eppure è vero che anche questi sono molto cari, cioè io 8 euro ho preso questo vasso di biscotti, quindi non hanno il prezzo dei biscotti confezionati, però sono più buoni, sono fatti senza conservanti, senza niente, quindi in teoria dovrebbero fare meno male. Aspettate un attimo, che sono qui e vi faccio vedere l'unica cosa che ho comprato oggi. Perché era 3,50, l'ho presa 12 euro. Ora devo sapere, ragazzi, cosa fa. Questa con i jeans, quella è quella top, crotto top, non mi ricordo. Jeans, pantalone di qualsiasi colore che io possa mettere. Comunque questa è una bella giacca rossa. Me la sparo questa, una giacca rossa con la giacca verde, perché ho comprato la giacca verde anche, quella a 3,50. Anche questa 3,50. E io ce l'ho uguale, però con i colori molto più tenui, verdi militari, con la scritta Dream invece di Fashion, che l'ho presa 12 euro, sempre dai fratelli Tantillo, perché adesso stanno svendendo. Quindi ho preso questa. Poi ho preso sempre la mia immancabile uva. Andiamo a vedere la ciliegia l'uva. E poi ho preso una cosa. Ho preso queste tende per il saloncino, dato che abbiamo cambiato il colore della parete, io credo che questo ci stia molto bene. Cioè, li ho presi 5 euro, un pelo 5 euro, e poi ho preso i lancetti, che avrei voluto prenderli grigi, ma no, ho fatto bene a prenderli bianchi perché li posso mettere ovunque, poi il grigio era un altro grigio un po' più scuro. Andiamo a vedere come ci sta in diretta, vediamo. Perché io lo voglio provare sulla parete, ma sì, credo. Sentiamo tutto qua, le campane di tutto. Allora, queste tende, perché prima c'era la parete di quel colore. Devo dire che non è che non mi piace come ci stanno, perché richiamano il quadro, richiamano altre cose, però io vorrei accostare. Togliamo questi gancetti, le super inquadrature. Sì, spezziamo molto meglio. Le mettiamo qui che danno più luce. Ok, secondo me acquisto azzeccato. Sì, va bene, sto inquadrando il mondo. Aspetterò mio marito per montarle. Non le lavo prima perché prima voglio capire come lunghezza e tutto il resto, poi al limite le smonto, le laviamo di nuovo. Stamattina colazione con questi biscotti artigianali palermitani, o comunque nei paesi nei dintorni dove ieri sera sono stati, cioè il paese di Trabia,
Si chiamano Umberto, sono buonissimi, croccantissimi, e pasta frolla non burrosa naturalmente. Mangio con uno yogurt alla brana e io me li inzuppo. Io non mangio latte, quindi ci inzuppo i biscottini. Ora li faccio a pezzettini, li metto dentro un paio di biscotti. Sono molto buoni, guardate. Croccantissimi. Sabato da Eurospin, i capelli sembrano tutti separati, ma fondamentalmente ho gli occhiali in testa perché sono appena presentata. È ritornata l'estate, io ho fatto un giro veloce da Eurospin perché comunque non mi mancava niente, per prendere solo baschette, cotolette vegane, sono squisite, pane di segale, rovioline, bicarbonato, funghi, cipolla a cubetti, che diceva con la fresca anche, però ogni tanto non so perché quando mi servono due pezzettini devo aprire una cipolla, mi resta sempre questa cipolla in frigo e poi butto perché magari non mi serve tutti i giorni. Due di riso latte che mi piace tanto, un contorno misto, broccoletti e spinaci, una cosa velocissima, e poi 80 acqua, questo è Eurospin, come sono la mia amica, ha anche comprato questo che mi ha consigliato, l'ho preso perché comunque le mie goccine di pomelo sono finite e quindi voglio provare queste, mi ha detto che è veramente buono, che lascia la pelli belli morbidi, morbidi, setosi, così. Proveremo e vi farò sapere. Qualcuno di voi l'ha mai provato? Gatto da pubblicità. Gatto da pubblicità. Scusa, non va più, non, però.